Ciao ragazzi, buonasera. Sono Dario, ho 32 anni e sono di Padova. Sono cristiano dal 2011, anno in cui ho ricevuto il battesimo. Sì, l'ho ricevuto a 21 anni da adulto. E da allora, da 12 anni, fino ad oggi, sono sempre di più innamorato di Gesù Cristo, motivo per cui mi definisco cristiano, appunto. Ecco, in queste sere, quattro di fila, vi accompagnerò, grazie alla proposta che mi è stata fatta dai frati di San Giovanni Rotondo, su una riflessione sul tema della serata e poi un piccolo fioretto, quindi un impegno per dare compimento a questa riflessione. Il tema di questa sera è: lo Spirito Santo custodisce la giovinezza della Chiesa. Sembra così astratto, sembra così poco mio e personale questo tema, ma cerchiamo di destrutturarlo. La giovinezza della Chiesa. La Chiesa non è qualcosa di distante da me, la Chiesa sono io, la Chiesa sei tu. La giovinezza. Mi viene in mente la definizione di giovinezza che ha dato Papa Francesco nella Christus Vivit. La giovinezza non è un'età, ma uno stato del cuore. Ecco dove agisce lo Spirito Santo, nel cuore. E in questo giorno che è Pentecoste, che è la festa dello Spirito Santo, mi vengono in mente quegli aggettivi attribuiti allo Spirito, vivificatore. Lo Spirito rende vivi, che appunto è rendere giovani, ringiovanire il cuore. Lo spirito è terremoto, perché con questa destabilizzazione fa crollare tutte quelle ragnatele che rendono vecchio il cuore di qualcuno, che tutte quelle crosticine dovute all'età, ah, lo spirito le toglie, mi fa ritornare giovane, rende giovane il cuore, ed è un ciclo continuo. Allora, visto che la Chiesa sono io e sei tu, e lo Spirito Santo scende su di me, su di te proprio oggi. La domanda, l'impegno che vorrei chiederti, e me lo chiedo assieme a te, è: ti senti ringiovanito dallo Spirito Santo? Sei vivificatore nelle relazioni che intrattieni durante la tua giornata? Porti vita e non morte nella tua quotidianità? Nella preghiera vorrei che chiedessi questo dono allo Spirito, Spirito Santo, che sei vivificatore, rendimi portatore di vita nelle mie relazioni. Prova a portare questa intenzione nella tua preghiera. Mi sento giovane, io che sono Chiesa, ringiovanisco, vivifico, sono terremoto che destabilizza quella ruggine, quell'artrosi dell'anima. Questa è la domanda, il fioretto, l'intenzione di preghiera che vorrei ti portassi in cuore per questa sera. Buona serata, una santa notte e ci vediamo domani.